Anche quando osserva un oggetto così minuscolo come un elettrone, l'osservatore deve spaccare il vetro, deve entrare, deve installare il dispositivo di misura che ha scelto. Sta a lui decidere se misurare la posizione o la quantità di moto. L'installazione del dispositivo per misurare una delle due grandezze gli impedisce e gli esclude la possibilità di installare il dispositivo per misurare l'altra grandezza. Inoltre, la misurazione cambia lo stato dell'elettrone. Dopo, l'universo non sarà mai più lo stesso. Per descrivere ciò che è accaduto, bisogna eliminare la vecchia parola osservatore e sostituirla con il nuovo termine partecipatore. In un certo qual modo, l'universo è un universo partecipatorio. L'idea di partecipazione, invece di osservazione, è stata formulata solo recentemente dalla fisica moderna, ma è un'idea ben nota a qualsiasi studioso di misticismo. La conoscenza mistica non può mai essere raggiunta solo con l'osservazione, ma unicamente mediante la totale partecipazione con tutto il proprio essere. Il concetto di partecipatore è quindi fondamentale nella visione orientale del mondo, e i mistici orientali l'hanno spinto sino alle estreme conseguenze, fino al punto in cui osservatore e osservato, soggetto ed oggetto, non solo sono inseparabili, ma diventano anche indistinguibili. Forse, comprenderemo, a questo punto, come le statue di ghiaccio, del tutto ritratte da un qualunque coinvolgimento amorevole verso la vita timorose. Come il bagnante, che sa già, interzito, l'acqua del mare, con la punta del piede, e che chiamano tutto ciò distacco, equidistanza spirituale, saggezza oggettiva dell'essere, siano, in ultima analisi, delle anime ben giovani, piuttosto che quei saggi della montagna, quali esse vogliono apparire a tutti i costi. Vi è un punto esatto, uno snodo preciso ed identificabile alla visione interiore, in cui il nostro io si scopre cucito indiscutibilmente al tutto, e, proprio per tale ragione, l'unico distacco dalle cose, che ci è concesso, è una costante produzione di energia infiammata, che tonifichi e ristabilizzi ogni nota dissonante, rendendola armonica e unita al cosmo. Ecco, un distacco dalla supina accettazione di una letargia ambientale, ma non, di sicuro, la mancata identificazione della nostra natura con qualunque altra. Allora, cosa c'entra quanto precede con l'argomento che intitola la nostra serie di saggi Chakra? Vi accorgerete che non ci siamo allontanati dal seminato, e che, forzatamente, era proprio da questa curva concettuale che dovevamo e potevamo collocarci nell'ottica più adatta a comprenderli. Per ritornare al familiare esempio dell'onda, che coesiste con le altre, riconoscendosi elemento intrinseco dell'oceano, assieme ad esse, mentre, nello stesso tempo, le rimane impossibile identificare un qualunque punto di separazione tra lei, le altre onde e l'intero mare, aggiungiamo che, tuttavia, ogni onda, proprio in codesta situazione emblematica, inizia a percepire, invece, un nuovo elemento guizzante, che appare, là, dove ci si attendeva un nulla di fatto, una separazione di essenze, una distinzione precisa tra le unità, minori e maggiori. Appare, allora, un germe di costante fioritura espansiva, tra ogni elemento dell'essere, una gemma nascente, sulla pianta dell'infinito procedere cosmico, quando due o più tensioni universali si manifestano, in maggiore o minore contatto di espressioni, nella vita una. Il risultato di due polarità contrastanti ma, non, in senso distruttivo produce un terzo elemento, come ben vedemmo, all'inizio del presente assieme di saggi. Il mascolino ed il femminino, diffusi e pervadenti, in modo universale, ogni aspetto del dettaglio è l'integralità dell'essere, sono gli innescatori di infinite scintille, che determinano il proseguire ritmato della stessa manifestazione innata. Yin, Yang, Tao, Padre, Figliolo e Spirito Santo. I valori positivi, quelli negativi, e lo zero assoluto, che appare tra di essi proprio come nell'universo stellato appaiono, quindi, le spore di nuovi mondi, appena delineati, tra i gas delle comete e dei corpi galattici, per divenire, già lì, dove il tempo e lo spazio ancora non esistono, semi di universi e di vita complessa, e simile a quella che noi conosciamo abitualmente. Così. Senza che molti di voi se ne siano accorti, noi ci siamo ritrovati, ora, nel vivo della natura e della ragion d'essere dei chakra.
Difatti, l'idea del chakra, ma, nella sua traccia indistinta ed informe, è proprio quella del seme di vita, che costituisce il volano, che connette ed amplifica il rapporto tra due realtà opposte. È il sommuoversi ed il prolungarsi di nuove energie, che nascono dall'unità inflessibile ed incondizionata, tra onda, e tra onda ed oceano, quando tale unità viene posta in maggior attrito, da un rapporto spaziale e temporale. In poche e semplici parole, il chakra cosmico, planetario, umano è assimilabile al cardine di una chiave che, girando su se stessa, collega due universi personali, oppure universali, che, da asimmetrici ed opposti, iniziano a dialogare l'uno all'altro di scalino in scalino. Stiamo avvicinandoci alla realtà concreta, che ci circonda da presso, e dovunque, nell'ambiente in cui viviamo. Il grumo di terriccio consolidato, che prendiamo nella nostra mano, e possiamo frantumare, con la forza delle dita, in effetti si trova calibrato e sorretto dalle leggi cosmiche innate, che abbiamo indicato, nelle linee essenziali, sino a qui. Ci toccherà attardarci ancora un poco in un necessario esame di alcuni concetti della fisica quantica, prima di affrontare pienamente quanto, forse, molti di voi attendono, con interesse, ossia, il dettaglio e la particolare natura di quei vortici misteriosi d'aristocratica energia occulta, che l'uomo possiede lungo la sua colonna vertebrale. Benché il fatto disti dalla sua piena consapevolezza, l'individuo vive in un universo che, malgrado da lui venga percepito come separato da se stesso, materiale finito ed inerte, e, in effetti, composto da una trama del tutto unitaria ed energetica. Un universo, tra l'altro, che neppure dalla fisica moderna è controllato direttamente e pienamente, ma studiato attraverso i risultati che le sue microscopiche particelle ultime esprimono nei laboratori di scienza. Oggi, noi sappiamo per certo che la materia è composta da gruppi quantici di luce. Ossia, che fotoni ed altre particelle energetiche formano gli atomi, che sono i mattoni ultimi dell'universo conosciuto. Più del 90% della sostanza elettromagnetica che li costituiscono è racchiusa nel nucleo dei medesimi, il quale contrasta, con la propria attrazione, la forza degli elettroni che gravitano attorno ad esso. Viene detto, con illuminata intuizione, che l'immensa velocità di rotazione degli elettroni attorno al loro nucleo provoca la sensazione generale di durezza e di solidità della materia. Resta, comunque, dichiarato e documentato che ogni corpo celeste, compresa la Terra ed i suoi componenti, coscienti ed inerti, che siano, non è altro che luce, la cui trama si articola nei giochi e nei chiaroscuri, che la fisica moderna delle particelle ha, abbastanza a fondo, studiato e scoperto. I cinque sensi dell'uomo fanno parte di questa grande e complessa giostra di vita planetaria, solare e cosmica. Riteniamo opportuno, a questo punto, per avvicinarci alla dimensione più inerente e più accosta agli universi contemplati dai centri etterici dell'uomo, inserire un saggio, che riguarda molte caratteristiche, del tutto scientifiche, appartenenti ai vostri cinque sensi. Comprese le quali, voi potrete pervenire al concetto finale che rivelerà quanto la globalità di essi costituisca lo zoccolo del tanto decantato e ricercato sesto senso. Il saggio che proponiamo, preoccupandosi della guarigione mentale, propone chiaramente i concetti che abbiamo, sin qui, esteso come substrato e matrice alla piena comprensione della natura dei chakra. Dopodiché, affronteremo la descrizione del rapporto costante e vitale che, secondo le rivelazioni dei Veda e dello stesso Paramahansa Yogananda, l'ambiente circostante nei riguardi del sistema nervoso, della colonna vertebrale e del sistema ghiandolare umani. Un rapporto che si estende al cosiddetto fuoco kundalini dormiente e dai chakra occulti del corpo eterico. Osservando le leggi della biologia si impara molto sulla natura occulta dell'uomo. L'ottica ci suggerisce la verità che ognuno di noi è in grado di creare un dipinto identico a quelli di Leonardo o di qualunque altro pittore conosciuto. La fisica del suono, invece, ci insegna che è per noi naturale, invece, riprodurre esattamente una sonata di Beethoven. Per quanto possano sembrare paradossali queste affermazioni, cercheremo di dimostrarne l'assunto. Ogni ambiente da noi frequentato, abitualmente o meno, è visibile solo perché composto da particelle infinitesimali e pacchetti di fotoni,
che ne sostengono e compongono la complessa intelaiatura. Gli atomi vibranti della materia costituiscono le molecole formano i corpi gassosi, liquidi e densi, i corpi, nel loro assieme, costituiscono l'ambiente. È teoria consolidata dalla scienza che l'atomo sia formato da particelle, antiparticelle, nucleo, nucleone ed elettroni. Lasceremo da parte l'antimateria e le altre sue componenti. Ognuna di queste costituenti, nel suo aspetto più essenziale, è un elemento della luce. I pacchetti di fotoni, viaggiando a 300.000 km al secondo, rendono attiva e evidente la sostanza dell'universo. Einstein non riuscì, tuttavia, a provare se la luce fosse un'onda, oppure un granello, con una sua massa sia pur debolissima.